si è svolto a Fabriano dal 2 al 6 luglio il 23esimo congresso IAPMA, curato dal Museo della Carta della Filigrana e dal CISCA Gasparinetti di Fabriano. IAPMA, International Association of End Paper Makers and Paper Artists, è l'organizzazione internazionale che unisce gli artisti della carta fatta a mano. Attualmente lo IAPMA accoglie circa 500 artisti da 36 differenti nazioni. Nel congresso fabrianese ne sono arrivati 160 da 25 diversi paesi. Tra gli ospiti internazionali, la fondatrice del Dieudonne Paper Mill di New York, il direttore della rivista americana End Paper Making, la direttrice del Museo Molí Paperer de Capelladas nei pressi di Barcellona e l'artista spagnolo Pedro Cano. Il primo giorno hanno dato il benvenuto l'assessore al turismo Giovanni Balducci, l'australiana Gail Stiff, presidente IAPMA, il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola. Poi la relazione dell'artista veneziano Guerrino Lovato, che nella sua trentennale carriera ha lavorato in tutto il mondo, realizzando tra l'altro maschere tradizionali veneziane e i calchi sui quali sono state ricostruite le decorazioni della cavea del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Dal 3 luglio, nel chiostro maggiore del Museo della Carta della Filigrana, si sono succeduti i laboratori con il mastro cartaio Sandro Tiberi, le relazioni e i workshop, le mostre di filigrane realizzate con varie tecniche, l'esposizione delle 96 opere scelte dall'art director dello Smithsonian Folklife Festival, Jane Farmer, e poi un'asta il cui ricavato andrà al fondo che lo IAPMA destina ai soci in difficoltà economiche. Infine, nella chiesa di San Domenico, il 5 luglio si è tenuta la lezione magistrale di Pedro Cano, che ha percorso, a suo modo, il tema del Mediterraneo nel segno dell'acquerello. A Pedro Cano, in questa occasione, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Fabriano.